bentornati nella mia cucina. Poco tempo fa vi ho proposto una bavarese alla cui base c'era uno strato di mandorle a fettine croccanti. Voglio proporvi di nuovo questa ricetta, ma in un'altra versione, ovvero proporvi questo croccante da realizzare come dei piccoli o anche finger food da poter servire per un buffet di dolci, in modo che avete anche un'altra ricetta di piccola pasticceria. Come sapete, come vi ho detto, è molto semplice da preparare perché dovremo unire tutti gli ingredienti. È molto importante stare attenti che nel momento in cui andiamo ad aggiungere alle mandorle la farina e lo zucchero a velo, questi siano ben assorbiti, quindi un piccolo velo sulle nostre mandorle. E poi andremo ad aggiungere gli altri due ingredienti, che sono il burro fuso, che però deve essere freddo nel momento in cui lo aggiungiamo alle nostre mandorle, e poi gli albumi. Per infornare e per preparare è molto semplice. In questo caso, per realizzare i biscottini, dobbiamo prendere due cucchiaini, realizzare dei piccoli mucchietti e riporli su una teglia foderata con carta forno. Dopodiché andremo ad infornare come abbiamo fatto per la preparazione della nostra base della bavarese, sempre 25 minuti per 145 gradi ventilato. È molto importante stare attenti che tutti questi piccoli mucchietti siano della stessa dimensione, così che vengono ad essere cotti tutti nello stesso modo. Mettiamoci subito al lavoro. I nostri biscottini sono pronti, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo per la prossima ricetta.